fare i conti con l'ambiente. Siamo a Ravenna 2015, prima giornata, con Elisa Bonazzi, ARPA, Emilia Romagna, e parliamo di contabilità ambientale integrata nell'ambito di questo workshop sui rifiuti, quindi comportamenti, gestione e anche valutazione economica. Benissimo. Allora, ci ho tenuto a specificare anche prima che si parla di contabilità ambientale integrata, quindi non a caso nella presentazione vedrete come andiamo ad elaborare e siamo andati a elaborare degli indici di disaccoppiamento, quindi indici integrati economico-ambientali, perché questo riteniamo che sia il messaggio fondamentale da dare ai decisori regionali. Voi, come sapete, noi lavoriamo in ARPA Emilia Romagna come ente strumentale di supporto alla Regione Emilia Romagna. E ci abbiamo tenuti in questi anni a integrare economia e ambiente proprio nel percorso di raggiungimento di uno sviluppo economico sostenibile. Non possono essere dicotomiche queste due dimensioni, per cui abbiamo cercato di elaborare una matrice di contabilità ambientale integrata in questi 10 anni, posso dire, che ha dato dei risultati molto significativi nell'elaborazione di indici integrati economico-ambientali, quindi di misurazione dell'efficienza prodotta in termini di pressioni ambientali per unità di valore aggiunto prodotto. Quindi, come vedete, c'è un'informazione integrata economico-ambientale. Vedrete dalle slide che proietteremo che queste informazioni danno una acquisizione di conoscenza ulteriore rispetto ai classici quadri conoscitivi di una reportistica standard ambientale. Quindi anche come ARPA Emilia Romagna, come nello sviluppo di quello che suggerisce l'Agenzia Europea per l'Ambiente, l'Eurostat, si vuole superare quella che è la rendicontazione classica ambientale, proprio perché foriera di informazioni, sì, molto utili, ma non sempre complete. Grazie, grazie a Emilia Romagna, fare i conti con l'ambiente.